Consiglia Frediani, oggi lei ha dichiarato quindi di aderire a Unione Popolare. Che cosa cambierà qui all'interno del Consiglio regionale? Ma all'interno del Consiglio in realtà non cambierà molto, nel senso che porterò avanti comunque i temi che ho portato avanti in questi anni. Per me cambierà un diverso contatto con il territorio, perché dopo l'uscita dal Movimento 5 Stelle uno dei grandi problemi che ho dovuto affrontare è stato proprio quello di ricostruire una rete territoriale, ed è quello che ho trovato in Unione Popolare, quindi la possibilità di interagire con diversi soggetti, sia politici che a livello di associazionismo, e la possibilità quindi di recepire delle segnalazioni e portare avanti delle tematiche che altrimenti chiusi dentro il palazzo non si riescono a percepire. Ecco, tematiche e valori in Unione Popolare, che cosa ha trovato? In Unione Popolare ho trovato un po' tutti i valori che mi hanno spinto ad entrare in politica con il Movimento 5 Stelle anni fa, e che però purtroppo nel Movimento non ho più avuto modo di portare avanti, a partire dalla contrarietà al TAV, che è un tema che sul mio territorio è molto sentito ed è stato uno dei punti che mi ha portato a lasciare il Movimento dopo che Conte ha dato l'ok alla prosecuzione dell'opera, difesa dei diritti, possibilità di portare avanti delle battaglie che tutelino i diritti, la dignità sociale, anche a livello locale chiedere l'affermazione della pace nel contesto internazionale, e soprattutto un tema di fondo che è la coerenza, che purtroppo in questi anni molti partiti hanno abbandonato a vantaggio di logiche politiche ed elettorali che francamente in politica io credo vadano ripudiate. In ultimo una domanda sugli obiettivi e sul futuro di Unione Popolare anche qui in Piemonte. Il 2024 poi non è poi così lontano, lavorate già per le regionali? Ma noi lavoriamo per costruire un progetto, quindi quello che verrà dopo lo vedremo. Noi adesso abbiamo, almeno io ho ritrovato un grande entusiasmo nella possibilità di ricostruire un progetto, e se ne scaturirà un qualcosa che si potrà proporre poi alle prossime elezioni regionali, tanto meglio per chi vorrà farlo ovviamente, e lì vedremo andando avanti con il tempo, ma non è il nostro unico obiettivo. L'obiettivo è per l'appunto recuperare la fiducia nella possibilità di poter cambiare questo paese. Mi è venuta in mente un'ultimissima domanda. Avete più volte citato il Movimento 5 Stelle, anche certi percorsi, tanti percorsi arrivano proprio da quell'esperienza lì. Secondo lei qual è l'errore da non ripetere in Unione Popolare per avere un epilogo differente dalla diaspora che c'è stata poi e ha portato anche a questa Costituzione? Beh, sicuramente tradire i propri ideali, abbandonare le battaglie, quello è qualcosa che poi si paga, quindi la coerenza in politica dovrebbe essere il primo faro che guida tutte le nostre azioni.